siamo pronti per questa follia. Peace and love. Sii felice, sei a Bari. Non è soltanto lo slogan di uno striscione, ma ormai è diventato un vero e proprio simbolo di amore verso la città. Il progetto è nato un anno fa dall'intuizione di Andrea Sibillano e Luca Lombardo, amici sin dai banchi di scuola. L'obiettivo è sensibilizzare cittadini e turisti a rispettare e a prendersi cura della propria città. Ormai questi messaggi sono diventati un po' dei simboli della città. Sii felice, sei a Bari, questo è il più famoso, poi ce ne sono tanti altri come quello che abbiamo alle vostre spalle. Ma da dove nasce l'idea? Partiamo da qui. L'idea nasce da una forte voglia di comunicare alla città messaggi positivi, sperando che partissero proprio dalla città. Quindi abbiamo sempre immaginato un messaggio collocato nel posto giusto perché avesse più forza e arrivasse con più facilità a tutti i cittadini. L'idea è davvero che quel messaggio possa portarselo alla persona che lo guarda e possa ricevere un insegnamento, un sorriso e se lo porti durante tutto l'arco della giornata e anche di più. Quindi ogni messaggio è scelto in base al posto dove poi è stato affisso. Come viene effettuata questa scelta? Allora, diciamo che non è proprio così, perché abbiamo fatto il primo Sii felice, sei a Bari, era uno striscione piccolissimo che doveva andare su una ringhiera, nulla di che. Poi dopo io ho fatto un upgrade un po' a sorpresa al caro Andrea, perché abbiamo deciso di fare una follia, abbiamo realizzato dei pali, uno striscione molto più grande, perché volevamo dare un'impronta proprio su questa zona di Bari che è bellissima. Quindi l'effetto curiosità del selfie da distanza era una cosa che a noi piaceva tantissimo. Devo dire che poi, insomma, ha fatto il giro del web, no? Abbiamo avuto ragione in questo. Poi ci sono le altre installazioni, invece, dopo le abbiamo pensate, tipo questa qui che c'è alle nostre spalle, l'abbiamo fatta, questa è già la seconda che facciamo proprio su San Nicola, ormai Ciringhito è dedicato a San Nicola. E qui avete raccontato anche tramite i social proprio come vengono realizzate queste installazioni, possiamo chiamarle così. Qual è la valenza anche del racconto tramite social? Cosa comunica tutto ciò? Allora, l'idea è, come ho detto prima, instillare qualcosa nelle persone che possano vederlo attivamente, fisicamente qui nella realtà o comunque i social. Il social è un campo che non dobbiamo sottovalutare perché ci consente di arrivare a più persone possibile. L'obiettivo di Sii felice, sei a Bari è proprio quello di arrivare a una comunità maggiore, perché l'idea alla base è: se miglioro io, mi migliora chi sta accanto, se miglioriamo entrambi sicuramente migliora il territorio, quindi più siamo meglio è. Il social ci aiuta a raggiungere sicuramente più persone di comunità differenti, quindi è un bel approccio che abbiamo con i contenuti che realizziamo, facciamo vedere come realizziamo gli striscioni, cerchiamo di dare evidenza delle bellezze di Bari, proviamo a raccontarlo al nostro modo e in questo momento sta andando bene e siamo orgogliosi e fiduciosi di poter andare avanti così. C'è uno striscione che più degli altri vi ha divertito realizzare? Il primo, indubbiamente Sii felice, sei a Bari, è stato il più divertente in assoluto, perché è stato il più adrenalinico, perché abbiamo preso una barca, abbiamo preso la mia barca e abbiamo fatto un'installazione molto complicata, tra l'altro con una giornata di maestrale fortissima, quindi non è stato semplice piazzare i pali, e è stata una prova di forza estremamente divertente, tant'è che nel video del make-off che Andrea ha messo su Instagram c'è proprio il suo urlo finale, che è un urlo di 20 secondi interminabile, perché avevamo scaricato tutta la tensione e l'adrenalina di quel giorno. Possiamo anticipare cosa c'è magari in campo per il futuro? Ce ne sono diverse. Noi posso dirvi che abbiamo tantissime idee per quest'anno e per il nuovo anno, le stiamo centellinando non perché non vogliamo, ma perché è stato un periodo, grazie a Dio, strapieno di lavoro e quindi siamo un po' in difficoltà per questo. Però ce n'è una a cui teniamo particolarmente e diciamo che è la seconda che facciamo più strutturata, è un'installazione culinaria. Abbiamo messo qualche giorno fa un video, un paio di video
dove abbiamo dato degli indizi, però a breve avrete delle belle notizie. Insomma, questa è una bella anticipazione, un invito anche a seguirvi. Un'ultima domanda, magari un po' più a livello personale. Questa è stata un'intuizione, ma da dove arrivate? Qual è il vostro percorso, magari anche professionale, a attinenza con quello che state raccontando? Allora, noi siamo due amici di scuola superiore. Nasce dalla mia urgenza di comunicare qualcosa e l'ho sviluppata pensando agli striscioni. Ho chiamato un amico che lavorava nel settore ed è bastata una telefonata. Ciao Luca, ho questa idea, e l'entusiasmo di Luca è stato travolgente. Sì, facciamolo. E dal primo striscione è stato un divertimento, un riconoscerci, un ritrovarci, e da lì non ci siamo più fermati. Quindi è un connubio potente che ci porterà sicuramente lontano, ed è quello che auguriamo a tutti. Ricordate che accanto a voi potreste avere l'amico con cui pensare di cambiare il mondo e non lo sapete ancora. Insomma, tantissimi messaggi attraverso questo progetto. Ma lui è modesto, capito? Lui è sempre modesto. Allora, se vi posso raccontare un piccolo aneddoto, lui alle scuole superiori è sempre stato uno molto comunicativo, a suo modo, con i disegni, con le scritte, con gli sfottò, con tutto. E io, tra l'altro, un giorno uscirò il diario che ve li farò vedere. Quindi, diciamo, la sua attitudine è quella. Poi lui ha deciso di seguire il campo dell'informatica, io ho seguito la mia strada, che è la strada della mia famiglia, di rimanere nel mondo della stampa, dell'allestimento, da sempre, perché io lo faccio da quando ero proprio piccolo, questo lavoro, prima per divertimento, adesso per lavoro. Devo dire che se c'è una cosa che Sii Felice Sia Bari ha dato ad entrambi è stata la serenità di poter staccare e di avere, chi ha lo sport, e anche noi abbiamo una parte di vita dello sport, ma questo ci dà un po' di serenità mentale, il fatto di incontrarci, stare insieme, parlare dei progetti, realizzarli, pensare dove farli. È una cosa che a me e ad Andrea, posso parlare per entrambi, sì, dà molta molta serenità. È una medicina, è una medicina per la mente e per il corpo. E anche per la città a questo punto. Sì, sarebbe, è quello che vogliamo, sarebbe davvero tanto importante che lo fosse anche per la città. Ma questo la dice lunga sul fatto che noi tutto ciò che abbiamo fatto fino ad ora l'abbiamo fatto con le nostre forze e l'abbiamo fatto per noi. Nel senso che non siamo voluti uscire in prima persona inizialmente proprio per non far pensare alla gente che era una maniera per pubblicizzarci. Noi tutto ciò che vendiamo come merchandising lo facciamo solo per mantenere i costi di una struttura che piano piano sta diventando molto grande, quindi chiaramente va sostenuta. Noi ci autofinanziamo in questa maniera, insomma, cerchiamo almeno di recuperare qualche soldino, solo questo. Nei giorni scorsi è stata nuovamente allestita la ruota panoramica in piazza Diaz, vi vedremo anche lì? Allora, l'idea è sicuramente quella di tornare sulla ruota panoramica. Questa volta l'idea è trasmettere lo stesso messaggio in due lingue, quindi ci sarà il Sii Felice Sia Bari e pensiamo di comunicarlo anche ai tanti turisti che ormai ci sono in città in inglese, quindi con il Be Happy You Are in Bari. Non sappiamo quel che sarà, ma siamo felici. Be